Perché se il suo governo fosse serio, Presidente, continuerebbe il lavoro già iniziato qui in aula in merito alla riforma del processo penale. E le chiedo che venga ricalendarizzato subito la ripresa dei lavori in merito alla modifica e alla riforma del processo penale, che ricordiamo per volontà del governo è stata accantonata la scorsa settimana come non fosse una priorità, quando poi ci troviamo il Presidente del Consiglio dei Ministri che va in televisione un giorno sì e l'altro pure a dire che questo Paese ha bisogno di riforme per diventare un Paese certo a partire dai giudizi, a partire da quelli che sono i tempi della giustizia, e poi il processo penale viene parcheggiato lì nell'angolo. Forse perché deve assumersi delle responsabilità e dire dei sì o dire dei no, che in questo caso possono non corrispondere a quello che lui vorrebbe fosse l'opinione degli italiani in merito al sì o al no, perché prevarrà il no. E Presidente, le aggiungo subito un'altra buona ragione per la quale ci saremmo aspettati questo calendario e non un calendario di lavori serio. Perché in Commissione Finanze giace da tempo una sfilza di disegni di legge in merito alla revisione dei rapporti del sistema bancario per la separazione del sistema bancario speculativo da quello commerciale. Vede Presidente, è il cosiddetto sistema che sta facendo andare a male tutto il sistema bancario, la speculazione. Su questo io le chiedo che vengano portati in aula subito tutti i disegni di legge che riguardano la separazione bancaria, perché è ora che questo provvedimento sia affrontato e che il Presidente del Consiglio dei Ministri venga qua dentro a giustificare le ragioni per le quali, quando gli interessa, le banche non sono un problema e fanno i decreti legge di notte a Palazzo Chigi, e quando invece interessa i cittadini i provvedimenti vengono lasciati giacere e chiusi negli armadi. Sono i suoi scheletri negli armadi riguardo alle banche, ai suoi rapporti torbidi con il sistema finanziario, che non vuole affrontare qui in aula, e quindi nega ai cittadini il diritto di avere protetti i propri risparmi. Ma ci sono altri provvedimenti, come il disegno di legge 1951, Presidente, che giace e lì fermo in commissione, che riguarda i diritti dei vigili del fuoco, i vigili del fuoco discontinui, quelli che lo stesso Presidente del Consiglio e la maggioranza che lo sostiene applaudivano nei giorni del terremoto, quando erano a rischiare la vita, come lo avevano già fatto precedentemente, lo fanno tutti i giorni per salvare i nostri concittadini in difficoltà, ma che si dimenticano bene di considerare quando si tratta di dare certezze a coloro che oggi sono discontinui, non sono stabilizzati, e ai sottorganici. Ci sono più di 50.000 posti vacanti oggi nel nostro Paese riguardo i vigili del fuoco. Ci sono vigili del fuoco che attendono di essere stabilizzati e posti vacanti. Qual è la ragione per la quale non viene data risposta e non vengono considerate queste come priorità? Forse perché non sono abbastanza per poter soddisfare il consenso elettorale del Presidente del Consiglio? Forse perché sono stati presi in giro più volte con ammiccamenti e strizzate d'occhio che poi non si sono concluse e adesso il Presidente del Consiglio ha vergogna ad affrontare il tema qui in aula? Io sono molto perplesso, ma non sono per niente stupito di come si stanno evolvendo i lavori, perché quella figura di cartone che domani non siederà qui in aula andrà invece in giro a dire per il Paese che tutto sta funzionando per il meglio, che al mese di agosto la Fiat ha fatturato il 40% in più di autoveicoli, senza accorgersi che la gente non ha più i soldi per comprare gli autoveicoli, perché come si trova scritto su qualche muro, ormai la gente è costretta ad andare a lavorare per guadagnare i soldi, per comprare l'automobile, per andare a lavorare, per avere i soldi, per comprare l'automobile, per andare a lavorare. E si crea questo circuito vizioso, che è lo stesso Presidente, per cui alla fine al Paese viene nascosto che 107.000 giovani cittadini italiani sono dovuti emigrare all'estero per trovare da lavorare, mentre questo governo sta importando 150-160.000 clandestini ogni anno, perché ormai questi fanno fatturato e garantiscono
quel pseudo consenso elettorale che vuole garantire al Presidente del Consiglio dei Ministri non eletto e nominato da Napolitano di poter contare sul consenso elettorale. Noi chiediamo la calendarizzazione di questi provvedimenti velocemente e da qui si vedrà se è interesse del Governo il bene dei cittadini o semplicemente cercare del consenso elettorale spicciolo con delle marchette.